Dottor Cristian Leccese, l'aspetto un compito decisamente complicato ma anche paradossale, nel senso quello di perseguire una certa continuità decennale e poi nel frattempo favorire, continuare anche un ricambio generazionale. È possibile tutto ciò? Intanto grazie Saverio della disponibilità e del tempo che ci stai dedicando. È possibile, assolutamente, è possibile, così come tutte le nuove sfide nascono ovviamente guardando al passato e proiettandosi nel futuro. Capisco benissimo che si tratta di un'eredità molto importante, perché nel tempo chiaramente abbiamo tracciato la rotta del fare in questi ultimi 10 anni grazie al prezioso lavoro di Cosmo Mitrano e di tutta la squadra di governo che l'ha circondato, ed è un'eredità politica che ovviamente deve avere il tempo, i modi e le energie per poter essere supportata in maniera dovuta. Penso che il nostro punto di forza sia proprio questo, cioè rinnovare una squadra, perché non si vince con l'uomo ma si vince con una squadra, si vince con le idee chiare, si vince con un progetto chiaro, si vince con delle energie e delle passioni che dobbiamo saper sprigionare sulla città e sull'elettorato. Io penso che il concetto di squadra sia l'elemento che ci consentirà di nuovo di vincere e di governare questa città. Lei potrebbe diventare, lei fa naturalmente i doppi di scongiuri, sindaco alla stessa età con cui Mitrano divenne sindaco nel 2010. Anche questo mi sembra sia un fatto casuale, ma anagraficamente studiato a tavolino. Ma no, sicuramente non è stato studiato a tavolino. Su questa cosa ci abbiamo ragionato anche noi. La prima riflessione che abbiamo fatto con tutti gli amici è stata quella di la capacità di Cosmino, in questo caso, di essere riuscito a rinnovare una classe dirigente. All'epoca io, così come tanti altri amici, Angelo Magliozzi, lo Scolino di Simone, tanti altri, siamo stati amministratori, siamo entrati in consiglio comunale, siamo diventati amministratori all'età poco più che trentenni, e oggi ci ritroviamo ad essere dei quarantenni e quindi a incarnare la continuità politico-amministrativa del progetto che Cosmino ha saputo avviare tanto tempo fa. Questo è un merito che dobbiamo sottolineare in favore di Cosmo Mitrano. È vero quando si dice che lei dà molta importanza a quello che è successo nella consigliatura precedente? Se siamo diventati una squadra dirigente per quel ruolo di opposizione che abbiamo svolto dal 2007 al 2012, è vero questo? Assolutamente, le ossa si formano in battaglia. Noi abbiamo assunto la responsabilità di essere presenti politicamente sin dal 2007 all'opposizione, poi diventando chiaramente maggioranza nel 2012, presentandoci alla città con un progetto nuovo e con un leader importante che era Cosmino Mitrano e che continuerà sicuramente ad essere Cosmino Mitrano. Sì, è assolutamente vero, dobbiamo guardare al passato per proiettarsi nel futuro. Guai a chi non guarda le proprie radici, al proprio passato, le proprie esperienze pregresse, anche perché penso che siano state, ed è sotto gli occhi di tutti, delle esperienze di successo che hanno proiettato Gaeta nel futuro, e su questo solco dobbiamo continuare a costruire. Lei dà anche molta importanza anche ad un suo personale background, quello di arrivare da uno dei quartieri più popolari della città, quello della Piaia, di cui è stato anche presidente del comitato di quartiere. A Gaeta i consigli circoscrizionali non sono mai esistiti e all'epoca svolgevano un po' da cerniera tra appunto i cittadini, i residenti e l'ente comune, è vero? Assolutamente. È una cosa di cui vado molto orgoglioso, essere partito in politica dal basso, da un quartiere con tante problematicità, così come tanti altri quartieri periferici della nostra Gaeta, ma in maniera particolare di essere nato dal basso, cioè da una partecipazione popolare che era quella dei consigli di quartieri, dei comitati di quartieri. Lì ho avuto modo di conoscere approfonditamente il territorio, di conoscere le persone, le caratteristiche, le problematiche della nostra città, ed è stata una vera palestra di vita quella. Una cosa che ricordo con entusiasmo e con grande orgoglio. Senta, la campagna elettorale sta per iniziare, però ci sono già delle defezioni di natura politica che lei ha dovuto anche già per certi versi anche prendere atto. Quello della Lega è ancora tutto in stand by, l'appoggio, il possibile appoggio elettorale di Fratelli d'Italia. La cosa la preoccupa, dottor Leccese?
Ma io non penso agli schemi politici, io penso che le elezioni si vincano con un progetto chiaro, con delle idee chiare e con la spendibilità chiaramente dei progetti messi in campo. Io guardo molto alla partecipazione, all'inclusione, all'aggregazione. Penso che la nostra coalizione, che parte chiaramente da delle basi già molto solide, possa tranquillamente continuare ad aggregare, a costruire sulla base dei progetti, di quello che noi chiamiamo il Lab 32, cioè del laboratorio elettorale, programmatico, amministrativo dei prossimi 10 anni, e penso che sulla base di questo possiamo aggregare ancora pezzi della società civile, della nostra città, anche della politica tradizionale, dei partiti. È una coalizione chiaramente che ha tutto l'interesse a continuare ad aggregare e a poter accrescere la propria importanza, il proprio spessore. Nel 2022 quanto valgono ancora i simboli dei partiti a livello nazionale, in una competizione elettorale locale? Questo non lo so, non ne ho idea, insomma, non è un ragionamento che faccio spesso. Ripeto, io penso che le elezioni si vincano con i progetti, con l'entusiasmo e mettendoci la faccia, incarnando comunque una passione, un amore per il territorio, cercando di sviluppare delle idee innovative e di portare la gente al voto sulla base dei programmi. Su questa domanda onestamente non so proprio rispondere, insomma. Torrecce, se lei si sente fortunato o imbarazzato quando qualcuno dice: ma lei fa il candidato a sindaco e non ci sono stati feriti, non ci sono stati morti, non c'è stato sangue lasciato per strada, cioè la sua scelta è stata praticamente presa in maniera quasi unanimemente? Beh, è stato un percorso piuttosto lungo, insomma, negli ultimi mesi, nelle ultime settimane diverse volte si è parlata di questa cosa, voi stessi avete scritto tante pagine su queste dinamiche interne, quindi è stata sicuramente una scelta maturata nel tempo e pesante, una responsabilità pesante, perché non è semplice ereditare un percorso politico fatto di tantissime persone, di tanti gruppi, di tante liste, di una partecipazione piuttosto ampia, però penso che quando c'è al centro la squadra e soprattutto un sincero rapporto di serenità e di amicizia tra le varie anime che compongono questa squadra, tutto si risolve come si è risolto, insomma, abbiamo preso una decisione nel migliore dei modi e in assoluta armonia. Lei però dovrà raccogliere, qualora vincesse le amministrative, mi perdoni, uno scelto veramente pesantissimo, perché raccogliere una eredità politico-amministrativa così pesante, io penso che se io fossi lei non dormirei di notte. Forse non dormirò di notte, questo è vero, perché la responsabilità è tanta, però, come ho detto prima, sono tranquillo e sereno perché so di avere a fianco una squadra coesa, un rapporto di amicizia reale con tutte le persone, i gruppi che compongono la nostra coalizione, è una squadra eterogenea, so di poter contare su uomini, gruppi e persone che scenderanno in campo, che hanno già amministrato la nostra città e che anche non l'hanno mai amministrata, ma sono comunque persone giovani, professionisti, imprenditori, commercianti, che comunque fanno nella loro vita il lavoro di amministratore e che sicuramente potranno gestire come amministratori pubblici ed essere di supporto al primo cittadino in maniera assolutamente efficiente, reale e concreta. Su questo sono assolutamente tranquillo, quindi probabilmente l'eredità pesante sarà calmierata da questa unità di squadra e di energie nuove e rinnovate. 7 liste e siamo ancora a fine dicembre, ma non pensa anche di andare a monopolizzare la stessa scheda elettorale, cioè di pigliarvi tutta la scheda elettorale, tutto lo spazio? No, onestamente no, non penso. Penso che ci sarà una partecipazione democratica, plurale, anche questa volta, che da si connota per l'enorme numero di candidati, sia a sindaci sia al Consiglio Comunale, quindi non penso di monopolizzare la scheda elettorale, assolutamente no. Come tu sai, Saverio, noi sia Cosmino Mitrano nel 2012 che la coalizione del 2017 si è sempre presentata con tante liste civiche, l'ultima volta eravamo in 8, questa volta siamo in 7 e stiamo continuando, voglio dire, a ragionare sulla composizione della coalizione, quindi questo no, non mi spaventa. So di essere, sono convinto di poter, come dire, leggere e vedere sulla scheda elettorale tanti altri simboli, tanti altri candidati. Non pensa alla logica del tutti contro l'uno da qui a aprile-maggio, dottor Leccese? Mi riferisco anche all'altra parte della barricata. Io penso che
ripeto, fare una competizione elettorale significa metterci la faccia ed esprimere le proprie idee, i propri programmi. Se tutti quanti i candidati incarnassero questo elemento, questo principio, che penso sia un elemento, un principio assolutamente naturale, no, assolutamente no. Poi non lo so, è possibile che ci saranno altri tipi di strategie di campagne elettorali, ma onestamente lo escludo, perché penso che avremo una competizione elettorale basata su questo, cioè sui programmi, sulle scelte, sulle idee, sul confronto. Ecco, la sua coalizione elettorale, andiamo a concludere, praticamente ricalca per certi versi l'attuale maggioranza consigliare. Lei pensa che si possa ampliare questo perimetro oppure il cerchio si è chiuso? Ma io penso nella partecipazione, nella condivisione, l'ho detto prima. La coalizione si è sempre connotata per una coalizione aperta al dialogo, eterogenea. La stessa scelta civica della nostra coalizione lo dimostra e lo testimonia. Quindi no, non penso che siano chiusi i cerchi. È un termine brutto che non mi appartiene, che non ci appartiene. Credo personalmente, e la nostra coalizione, ripeto, l'ha sempre dimostrato, l'ha sempre incarnato nella più ampia partecipazione, nella più ampia condivisione di idee, di confronto interno, di dialogo, di aggregazione soprattutto. A proposito di idee, c'è un infopoint che sta per essere inaugurato, nonostante i problemi, le prescrizioni, le imposizioni anti-Covid. Lei dice che questo deve essere una sorta di laboratorio che non dovrà soltanto svolgere un ruolo durante la campagna elettorale, ma mi sembra di capire anche dopo il voto. Esattamente, è l'idea che abbiamo appena approntato insieme a tutti gli amici della coalizione, cioè un laboratorio programmatico, quindi non solamente in vista del programma elettorale di mandato, ma anche di una programmazione a più lungo raggio che seguirà quella sostanzialmente della PNRR, cioè decennale. Non a caso abbiamo denominato questo laboratorio Lab 32, cioè con l'indicazione del laboratorio programmatico 2022-2032, ed è una scelta tarata proprio per garantire una continuità non solo all'interno della guida amministrativa della città, ma anche tra la società civile, tra associazioni di categoria, tra la gente sostanzialmente. Torricelli, in conclusione, che tipo di auguro lei intende fare attraverso questo mezzo per l'anno che sta per arrivare? Ah, auguri di solito non ne faccio, perché qui con tutto quello che stiamo vivendo ormai è diventato un po' retorico. Dico semplicemente che i progetti più grandi nascono dai sogni. Sognare è sempre stato per me un aspetto molto importante. Io penso che sognare è una cosa importantissima, bisogna addirittura insegnare nelle scuole ai bambini più piccoli. Un bambino che non sogna è un bambino senza futuro, e penso proprio che dobbiamo insegnare ai nostri figli, ai nostri giovani, a impegnarsi nella vita attraverso il lavoro, attraverso il sacrificio, attraverso la perseveranza nel realizzare questi sogni. Questo è l'augurio più importante che mi sento di fare a tutti quanti.